Mister, anche per domani da gol, chiedevo un parere su questa partita di oggi. Voglio parlare di oggi senza farti domande, perché è giusto che. No, vabbè, abbiamo parlato durante la settimana con la squadra, abbiamo interpretato bene, soprattutto nel primo tempo, che abbiamo avuto quella giusta mentalità per andare ad attaccare l'avversario. Sapevamo che incontravamo una squadra dotata a giocare a pallone, quindi potevano metterci in difficoltà. La nostra aggressività oggi ha permesso di evitare qualche situazione pericolosa. Però penso che la vittoria sia strameritata per tutte le occasioni gol che abbiamo avuto. Quindi era normale un pochino la tensione, l'ansia e la paura. Poi alla fine, quando lo si raddoppia, si rischia che poi magari una palla sporca possa essere come è successo nelle altre partite. Quindi sono felicissimo per me, per la squadra, ma soprattutto anche per la società che ci teneva in modo particolare a vincere queste partite. Con noi anche Saverio Vigorace, tecnico della Scalea Calcio per Inter, Forza, Città di Maira e Domenica Gol. Mister, insomma, un buon Scalea però non è bastato per questa Vigor che oggi vorrà per forza vincere, anche se di misura, ecco, mister. Qual è il suo parere? Ma guarda, è normale che mi aspettavo una gara così, che loro nei primi 15-20 minuti ci aggredivano. Sono stati fortunosi perché là sul gol di Attilio hanno trovato una deviazione, è stato il mio compagno, l'ha preso in controtempo, il mio ragazzo, però dopo Vero ha fatto un'altra grande parata, il nostro portiere Vero, penso che al 40esimo, se con Giovanni Coelho si metteva quella palla dentro, stavamo parlando di un altro tipo di partita. Sono contento per il gioco espresso che abbiamo messo in campo, però un pochettino amareggiato per il risultato. Ma lo sapevamo che la Vigor ci metteva anima e cuore e ci faceva raggiungere questi 3 punti. Sono un po' rammaricato, sono un po' rammaricato perché ho visto che il mio giocatore sotto gol, forse ha sofferto il terreno di gioco. Però da martedì cerchiamo di fare un po' di esaminare la gara e dopo di correggere qualche errore che abbiamo commesso oggi. Sì, è stata una bella partita. Alla fine sono uscito perché ho preso, comunque mi è rimasta sotto la caviglia, quindi ho preso una botta e il mister mi ha fatto uscire. Però tutto sommato è stata una partita equilibrata, dove comunque loro hanno avuto una buona occasione, l'hanno subito sfruttata. Poi abbiamo fatto una grande azione noi e potevamo anche cercare il pareggio e finire il primo tempo così, però alla fine il risultato dice che ha vinto la Vigor 1-0.